Ciao a tutti, amici e amiche da Arizide E Andrea. e bentornati in un nuovo appuntamento di A Spasso col Drone. Yeah. Oggi vi parleremo dei tre errori più comuni commessi dai piloti di droni principianti, E non. ma tutto questo lo diciamo Dopo la sigla. Sicuramente come primo errore ci sta quello di avere la fretta. Dai, 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 veloce, veloce, fai la ripresa, alto, di vola, vai, dai, sbrigati, gli sposi stanno uscendo, dai, velocissimo devi essere. Questa è una delle cose che si vede più spesso, no? Mi confermi, Aristide? Certo, ti confermo perché, cioè, è all'ordine del giorno, quando ti chiamano come dronista per fare un lavoro, la prima cosa che ti dicono è dai, 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 fretta, 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 specialmente se è un evento. Starli a Quindi, sentire. È la cosa più sbagliata, più perché sbagliato. la fretta ti porta a saltare del tutto o in parte la checklist. Ok, che cos'è la checklist? Abbiamo detto in L'abbiamo quell'altro detto video. nell'altro video, però la Quindi lasciamo qui scriviamo qui in sopra o descrizione. Ok. qui sotto in descrizione, così poi lo andate a vedere con calma. Quindi, qual è l'errore comune che la fretta ti fa fare? Ovvero quello di accendere radio e drone, accendere i motori e partire E subito. partire, senza far riscaldare il drone, senza la calibrazione. Quindi Quindi tutti. aircraft warming up, perché quindi tutto il sistema si deve preriscaldare, l'inizializzazione dell'IMU, Ok. ok? E per ultimo, ma non meno importante, la memorizzazione dell'home point, quindi del punto di partenza per un eventuale ritorno a casa. Quante volte ho visto dronisti partire subito e vedere che la home point la memorizzava 10 metri, 20, 30, 40 metri più in là rispetto alla posizione da cui erano decollati. Questo perché il drone ha bisogno di almeno 7-8 satelliti per agganciare correttamente la posizione. Quindi aspettate un attimo che il drone vi dica. The home point has been updated. Please check it on the map. Esatto, Ok, Aristide è sta stato precisissimo. roba qui. Ora Lo mettiamo. mettiamo. Ecco, lo so cosa state dicendo. Siete pronti nei commenti a dire: ma Andrea, adesso i nuovi droni hanno l'home point dinamico. Sì, ma dinamico per quanto mai, cioè, voi fate le cose con calma, cioè, giusto? È sempre un ausilio, quindi ritornando sempre a quello che diciamo sempre, mai fidarsi troppo di questo. Sì, effettivamente è possibile durante il volo indicare una home point in base a dove siamo posizionati noi con la radio, però magari lo vediamo in un altro video. Il secondo errore che vedo più spesso è quello della mancanza di regolazione di queste bellissime antenne. Che cosa vuoi dire? Che cosa cambia quando andiamo a regolare la posizione delle antenne? Quante volte abbiamo detto anche noi stessi o abbiamo sentito dire: ma il drone ha perso il segnale anche dopo 100 metri, 200, 300 metri. Come mai? Molto spesso è perché queste antenne non vengono regolate. Se sono mobili, un motivo ci sarà. No, E non è per richiuderle per metterlo poi nello scatolo, c'è un altro esattamente, c'è un motivo. altro motivo. Ovvero si parte appunto da come viene propagato il segnale delle antenne. Ok, com'è la forma con cui viene propagato il segnale delle Allora, ora antenne? vediamo, lo metto così per comodità. Ok. Quindi il segnale viene emanato seguendo questa direzione, quindi in avanti e indietro. Se invece abbiamo le antenne posizionate in questa maniera, il segnale andrà verso l'alto e verso il basso. Quindi è importante indirizzare le antenne in base a come il nostro drone si trova nello spazio. Quindi, se abbiamo il drone che è distante da noi, ma non è eccessivamente alto, sicuramente la posizione corretta delle antenne è questa qui, ovvero tutte alte. Se invece abbiamo il drone che si trova vicino a noi, però ce l'abbiamo a 100 metri di altezza, la posizione corretta delle antenne è questa, ovvero tutte giù, in modo tale che il segnale appunto vada in alto In alto. verso il drone. La via di mezzo. La via di mezzo. Sicuramente ci sarà una via di mezzo, quindi man mano che abbiamo il drone alto e distante, andremo a inclinare leggermente le Di baricarle un antenne. po' Qua così da con l'altra. divaricarle non serve quasi a nulla, anche Ok. perché naturalmente noi ci spostiamo con la radio, dovendo seguire anche il drone a vista, quindi. E soprattutto la cosa che non funziona è questa, ovvero
incrociare le antenne per fare una fusione alla Goku e Vegeta. Fusione! Oppure il tiro incrociato dei gemelli Derrick. Vabbè, non diciamo gli tiro combinato. Diciamo che questo succede quando si ha fretta, quindi quando si ha fretta si esce il telecomando dallo scatolo, vai veloce, quindi succede questo qui. Insomma, non avere fretta, ritorniamo al punto di prima, ritornando a quello di adesso, quindi non mettete l'antenna in questo modo, ma soprattutto ricordatevi di indirizzarle nella posizione corretta in base a come avete il drone nell'aria, quindi di fronte a voi o sopra di voi. In questo modo non vi lamenterete più di un segnale perso dopo pochi metri. Il terzo errore invece, quello che vedo davvero tantissimo, soprattutto nei principianti, bravissimo, è quello di usare il joystick come fosse un joystick della PlayStation. Cosa voglio dire? Vedo molti fare questo tipo di movimento qua, ovvero toccare gli stick e poi lasciarli appunto a mo' di PlayStation. Niente di più sbagliato per una ripresa innanzitutto fluida, e soprattutto andando a imprimere dei movimenti così scattosi andremo a, diciamo, danneggiare i rotori, quindi andando a dare dei comandi troppo impulsivi naturalmente andremo a ridurre anche quella che è la capacità della batteria del drone, perché sottoporremo appunto i motori del nostro drone a uno sforzo, diciamo, non richiesto, è praticamente inutile. Quindi il consiglio che do a tutti i corsisti è quello di avere sempre i pollici ben saldi sul nostro radiocomando e effettuare dei movimenti morbidi e senza appunto scatti inutili. Quindi imparate a essere precisi con i pollici, mi raccomando, movimenti millimetrici. Se avete bisogno di un ulteriore controllo sul joystick, vedete che questa parte, insomma, si può svitare e diventa ancora più lunga e vi permette di posizionare meglio il vostro stick. Questo magari ne riparliamo quando tratteremo l'argomento della radio in con maggiore focus. Sì. L'ultimo consiglio che do, che fa parte sempre riguardo di non tenere il joystick come quello di una PlayStation, è quella che vedo molti mentre pilotano mettersi così, posizioni strane. No, niente di più sbagliato, perché in questo modo, stando appunto tesi, trasferiamo la tensione ai nostri stick e ai nostri pollici, quindi di conseguenza il nostro volo risulterà molto più scattoso, brutto. Quindi stare sempre ben rilassati, comodi nella posizione migliore. Esistono anche i laccetti per tenere il radiocomando nella posizione più comoda in base alla nostra altezza e soprattutto lunghezza dei nostri arti. Quindi se siete dei giocatori accaniti di PlayStation, dimenticatevi che questo è un gioco. Quindi prendetevi tutto il tempo, rilassatevi, controllate sempre il posizionamento delle antenne e soprattutto non abbiate fretta. In questo lavoro la fretta è il nemico numero uno. Ci vuole calma. Bene, anche per oggi siamo giunti al termine. Mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla piccola campanellina lì in basso che vi permetterà di ricevere le notifiche ogni volta che faremo un nuovo video. Naturalmente non vi scordate di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook. Ci vediamo venerdì alle 14:30 con un nuovo video. Buon volo a tutti! Ciao!